Ben ritrovati appassionati di cinema d'animazione, io sono Valerio e questo è un nuovo video di anime. Se siete tra i pochissimi a seguire questo canale vi sarete resi conto che nell'ultimo periodo abbiamo aumentato notevolmente la produzione di video e anche di analisi che entrano un po' più nello specifico nella lavorazione di alcuni dei più importanti film d'animazione della storia. Oggi siamo alla terza puntata e come forse vi sarete resi conto leggendo il titolo del video, cambiamo completamente zona geografica. Nel primo video eravamo in Giappone con il film La leggenda del serpente bianco, nel secondo siamo passati all'Italia con il film La rosa di Baghdad e in questo terzo video credevate che fosse finalmente arrivato il momento di spostarci negli Stati Uniti, magari per parlare di Disney, di classici, di Frozen? No, sicuramente il titolo del video può fuorviare, soprattutto negli anni post uragano Elsa che ha sconvolto il cinema d'animazione contemporaneo, ma no, il film La regina delle nevi non c'entra una mazza con Frozen. O meglio, diciamo che tutti e due i film sono entrambi adattamenti e rielaborazioni della medesima chiave classica, ma realizzati in maniera completamente diversa. La regina delle nevi infatti è un film molto più fedele all'originale fiaba di Hans Christian Andersen rispetto a Frozen. Ma bando alle ciance, cominciamo con la trama. Nel classico paese lontano lontano ci vengono presentati due personaggi, Gerda e Kai, due che a volte si definiscono amici, a volte si definiscono fratelli. Non è che essere amici o essere fratelli sia proprio la stessa cosa, ma vabbè, sorvoliamo su questo piccolo dettaglio. Dicevamo, i protagonisti di questo film sono Gerda e Kai. Ai due piccoli, una sera, la nonna racconta la leggenda della regina delle nevi, ma durante il racconto i due si lasciano andare a battute e prese in giro nei riguardi della potente regina. E così ella, sotto forma di tormenta di neve, punisce i due piccoli amici, conficcando nell'occhio e nel cuore di Kai dei frammenti di ghiaccio. Da quel momento l'animo del giovane verrà corrotto ed egli vedrà dapprima soltanto il male del mondo, poi smetterà di provare ogni genere di emozione. La regina lo ha soggiogato rinchiudendolo in un castello di ghiaccio e Gerda farà di tutto per raggiungerlo e liberarlo. Questo film arriva nelle sale cinematografiche a partire dal 1957, anno in cui esce nell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, l'URSS, in poche parole la Russia e tutti gli stati dell'intorno. In Italia viene presentato in occasione della 18ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, nello stesso anno, vincendo tra l'altro anche il premio di categoria. Uscirà poi nei cinema italiani due anni più tardi, il 2 gennaio 1959. Dietro la realizzazione di questo film c'è la Saiutmult Film, una delle più antiche case cinematografiche specializzate in animazione del mondo. Questo studio infatti viene fondato nel 1936 a Mosca e nei suoi oltre 80 anni di storia ha realizzato più di 1500 film d'animazione. I film della Saiutmult Film assunsero una particolare rilevanza nel periodo sovietico, seguendo la politica di realizzare un'animazione con un ruolo di servizio pubblico per offrire storie ispirate alla tradizione classica, che fossero però anche istruttive per i bambini. Ogni film realizzato dallo studio in questo periodo sfrutta un sistema denominato éclair, una specie di rotoscope, cioè un metodo in cui si ricalcano immagini e riprese di persone reali mentre si muovono. Il rotoscope era una tecnica ampiamente utilizzata e con ottimi risultati dai Walt Disney Animation Studios già dal primissimo Biancaneve e Sette Nani del 1937 fino a Cenerentola. Teniamo presente però che Cenerentola di Walt Disney, ultimo film dello studio che fa largo uso del rotoscope, esce nel 1950, mentre il film La regina delle nevi, come abbiamo detto, esce nel 1957. Già questo elemento fa capire, secondo il mio parere, l'effettiva arretratezza di questo studio rispetto ai competitor internazionali. Nonostante il sostegno del governo e pur avendo coinvolto alcuni tra i più rilevanti registi del periodo, la Saiutmult Film è ad anni luce di distanza sotto il punto di vista tecnico. Però, come mai un film tecnicamente imperfetto, che al momento della sua uscita sotto certi versi risulta già vecchio, ottiene non soltanto premi e riconoscimenti in tutto il mondo, ma anche grande fama e popolarità tra il pubblico? In Italia questo film, ma un po' tutti quelli realizzati dallo studio in quel periodo, vengono replicati con successo in TV e si diffondono a tal punto da essere molto noti ancora oggi. Il parere di chi vi parla riguardo al perché questi film abbiano tuttora una certa fama e popolarità sta nel fatto che in questi film vengono distillati dei messaggi profondi, diretti e ben specifici. In questo film la regina, senza che ci venga presentata con tutte le sue fragilità, il suo background, il suo passato, è sì cattiva, ma non così, tanto per. Il suo vero movente, ciò che la spinge a rapire Kai e a conficcarlo una scheggia di ghiaccio nel cuore, è in realtà una reazione
reazione difensiva alle emozioni, un tentativo di distacco non solo dalle cose negative, ma anche da quelle positive. C'è una scena emblematica a riguardo, quella in cui la regina in carrozza con Kai emette gelo dal proprio corpo e congela tutto attorno a sé. Nel farlo uccide anche una mamma uccello nel nido, lasciando i piccoli agonizzanti senza protezione. Ecco, il distacco che ha la regina delle nevi in quel momento è fortissimo. Personalmente la scena l'ho trovata davvero potente, un pugno nello stomaco. La regina non è semplicemente cattiva, lei è totalmente vittima del suo distacco. E il regista Lev Atamov non usa dei filtri per parlare agli spettatori più piccoli, anzi ci mostra le scene nude e crude. L'intenzione di voler parlare in maniera diretta al pubblico più piccolo, secondo me, è evidente anche nel viaggio che compie Gerda per salvare Kai, spesso distratta da quegli adulti che dovrebbero proteggerla o rallentata da chi vorrebbe aiutarla. La risoluzione della trama è rapida, repentina, quasi come se la crisi scoppiata all'inizio film fosse in realtà solo un pretesto di parlare di tutt'altro al grido "non abbiate paura di vivere le vostre emozioni". Almeno questo è il messaggio che ho letto io nel film. Se però qualcuno di voi lo ha visto e ha avuto un'interpretazione diversa, mi farebbe molto piacere sapere la vostra opinione. E questo, ragazzi, era tutto quello che avevo da dirvi oggi sul film La Regina delle Nevi. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio per averlo visto e al prossimo video. Ciao!